da un fenomeno all'altro, diamo la buona serata, il ben arrivato, il ben trovato al nostro Franceschino Di Fanti, il dottorino, l'esperto del linguaggio del corpo. Ci sei, Francesco? Buonasera Paolo, buonasera Valeria, buonasera a tutti. Buonasera. Saluti la tangenziale di Fant con la manina. Saluti. Salutiamo con la manina a sinistra la tangenziale, perché con la destra sto reggendo il telefono, giustamente. Ah, beh, vabbè, dai, per questa volta te la passiamo solo per oggi. Però è stato educato, dice saluta, lui saluta. Seduto, Di Fant, seduto. No, vabbè, senti, Di Fant, parliamo invece di Francesco Rutelli. Questa sì. Cosa l'abbiamo pensata insieme, sia io che Valeria Biotti, e poi, senza neanche dircelo, te l'abbiamo comunicata, quindi hai ricevuto comunicazioni multiple per il cambio di argomento. Ci racconti un po' quello che hai visto e quello che hai, e le conclusioni alle quali sei arrivato? Sì, allora cominciamo a dire che io non ho avuto, ecco, la possibilità di vedere le dichiarazioni di ieri, però ho analizzato attentamente l'intervista, quella famosa appunto a cui ci citava, con l'Annunziata nel programma In Mezz'ora del 18 marzo, quindi prima ancora che uscissero le odierne carte o la situazione si infiammasse ancora di più come negli ultimi mesi, sono andato appunto ad analizzare eventuali segni di tensione e c'è qualcosa da dire, ma prima di parlare di quella specifica intervista parliamo un attimo del personaggio Rutelli, per capire un attimo chi abbiamo davanti, con chi abbiamo a che fare. Allora, diciamo che sono rimasto piacevolmente, tra virgolette, stupito di vedere che ha una buona comunicazione politica di fronte al video, ovvero nella mediocrità della comunicazione non verbale dei politici italiani lui comunque se la cava. Questo già è una cosa che anche alle spalle una certa storia politicamente, esattamente, anche... esattamente, proprio per quello il suo, diciamo, come tutti i politici, il suo trasformismo, tutti i politici moderni, scusate, il suo trasformismo e la sua, diciamo, flessibilità, no, nel navigare nell'acqua della politica e sapere conquistare in quale momento, come tutti i politici d'altronde, non dobbiamo nasconderlo. No, tutti no, per fortuna, però gran parte sì. Beh, gran parte, dai, sì, non facciamo tutto l'erba un fascio. E diciamo che lo ha aiutato, in qualche modo addestrato, e ha imparato bene la lezione, nel senso, è uno che davanti alle telecamere ci sa fare, si sa muovere perlomeno, al di là di quello che è la comunicazione verbale. E lui ha sempre sfruttato questa, diciamo, questa immagine dell'eterno giovane, dell'eterno ragazzo, no, se vogliamo, anche quando era sindaco di Roma andava in giro col motorino, contromano, ovviamente ci ricordiamo anche di quello. Però ecco, ha sempre il sorriso sulla faccia. Sì, ci ricordiamo anche delle fasce blu, insomma, di quando lui era sindaco. Sì, adesso cose, sapremo se rubava anche i motorini. Ma no, i motorini, ci mancherebbe altro. Quello era suo. O del partito, no, scherzo. No, quindi la sua figura di eterno giovane, diciamo, lo aiuta anche nella sua comunicazione politica a avere sempre il sorriso sulle labbra, a fare quel gesto spontaneo, magari, che un altro politico un po' più ingessato non si potrebbe o permettere, non avrebbe la fantasia di fare. Lui è rimasto un po' in questa parte dell'eterno giovane che, quando si è maturato, quindi la sua comunicazione politica negli anni abbia migliorato notevolmente, sempre da un punto di vista di linguaggio del corpo, dobbiamo dire che, ecco, nell'intervista con l'Annunziata qualcosa scricchiolava. Andiamo a vedere cosa, siete curiosi, immagino? Molto. No? Sì. Ottimo. Allora, cominciamo a dire che Rutelli, quando parla, ha un baseline, ovvero un tratto base curioso, ovvero sbatte molto gli occhi. È una persona che sbatte ripetutamente le palpebre. Quando parla in un'intervista o quando parla che è sotto pressione? No, quando parla più o meno in generale. Ah, okay. Più o meno in generale, sì, quello è il discorso, la linea base da cui partire. Però, diciamo, quando nella prima parte dell'intervista con l'Annunziata, quando risponde direttamente in maniera abbastanza anche aggressiva alla povera intervistatrice, in quel momento subiva la sua rabbia, tra virgolette, batteva molto gli occhi quando parlava di lui, molto più del normale. Questo può essere un indice che ci sta nascondendo qualcosa. Ovviamente dobbiamo calcolare che tutta la situazione è ricca di elementi di tensione, perché è una situazione in cui il soggetto era sotto pressione, per quanto abile o meno nella comunicazione non verbale. Beh, insomma, però l'accusa è pesante, quindi giustamente sarebbe comprensibile, in realtà, una situazione di stress anche dovuta esclusivamente ai contenuti della problematica. L'accusa poi si appesantisce ulteriormente, visto che lui si era sempre comunque dissociato da certe situazioni, aveva anche a sua volta accusato lo stesso Lusi, insomma, di... Sì, no, lui ha detto io sono una vittima. Si era sempre detto vittima, poi in questo caso è ovviamente appesantita ancora di più la sua situazione. Certo, poi ovviamente sono partite querele da parte di Rutelli, come era facilmente immaginabile, la prassi. Chiaro, la prassi, diciamo. Però ecco, diciamo che andiamo a analizzare alcuni elementi di tensione adesso, che non sono necessariamente, ricordiamo, elementi di colpa,
però potrebbero darci degli indizi di alcuni passaggi perlomeno sospetti, sempre col beneficio del dubbio, perché ricordiamo che la disciplina del linguaggio del corpo non può arrivare a un 100% di verità, altrimenti i carceri sarebbero pieni di persone, non sarebbe neanche giusto. Quindi diciamo che alcuni segnali di tensione, per esempio, sono intorno alla zona della bocca. Lui particolarmente spesso durante l'intervista con la Nunziata tenta di sorridere, tra virgolette ci riesce, almeno con gli angoli esterni, ma si tradisce con la parte centrale delle labbra, che sono molto strette tra di loro, quindi a denotare uno scarico di tensione, un gesto di automanipolazione che aiuta a scaricare la tensione del momento, e quindi è una cosa che fa spesso, stringe molto le labbra durante l'intervista in maniera anche abbastanza marcata. Poi quando, diciamo, è molto aggressivo, ha molta voglia di dire la sua, e potrebbe essere un indizio di, come si dice, coda di paglia, però sappiamo che erano i giorni più caldi, quindi era molto sotto tensione. Addirittura lui zittisce l'annunciata più volte anche col suo corpo, mettendogli una mano di fronte mentre sta iniziando una frase, oppure accentuando il movimento delle sopracciglia quando non vuole farla parlare, e così via. Ci sono degli segnali di abbastanza diciamo di aggressività. Francesco, ti posso mettere un attimo pausa a questo tuo discorso? Come si reagisce, cioè come si evita di farsi stoppare con quando ti mettono la situazione tipica, quella che hai appena descritto tu? Come poteva reagire l'annunziata evitando il silenzio? Beh, ci sono, beh, tutto un buon giornalista, secondo me ha fatto bene a farlo parlare, perché giustamente diciamo che questo domande, è giusto anche secondo me. Libero di parlare, giustamente. Però nel caso ci voglia interrompere l'altro, a tanti conduttori fanno in momenti di crisi di alcuni programmi, l'importante è appunto replicare al gesto col linguaggio del corpo. Quindi se quella persona alza una mano, magari alziamola anche noi, quindi replicare al segnale aggressivo con un altro segnale aggressivo. Stessa moneta, volendo, dunque. Esattamente. E volendo anche il tono della voce, che come tutti, insomma, i bravi primati usano per segnalare aggressività. Quindi chi urla più forte spesso ha la parola, poco televisivo, ma sì, molto comune. Ma molto funzionale, assolutamente. Va bene, ti chiedo scusa per questa interruzione, vai pure avanti, Francesco. Ecco, allora, dicevamo. Diciamo appunto che tenta di sorridere, non ci riesce sempre. Poi ogni tanto ha delle fissità degli occhi, sempre per rimanere su cosa è strano al personaggio, che come sappiamo bene, come abbiamo detto almeno più volte, per chi ci segue, gli occhi fissi possono essere un tentativo di controllare l'altro quando diciamo una frase che dobbiamo far passare per vera. Ci sono due passaggi in particolare dell'intervista che sono divertenti. Quando parla della restituzione dei soldi ai cittadini italiani, lì ha gli occhi praticamente sbarrati sull'annunziata. E un'altra frase interessante: le persone per bere non hanno nulla da temere. Anche lì ha una fissità, diciamo, che potrebbe essere sinonimo di paura. Ricordiamo, potrebbe, parliamo col condizionale e abbiamo sempre il beneficio del dubbio. Quindi ecco, questi sono gli elementi che comunque più mi hanno colpito di questa intervista, elementi di tensione, chiamiamoli così. In realtà, più che indignazione, quello che si percepisce è tensione. L'indignazione si percepisce o meno? No, c'è più tensione e aggressività. Però potrebbe essere legata, sì, diciamo ancora una volta, al momento particolare in cui è stata poi rilasciata l'intervista a Lucia Annunziata. Sì, quello è vero. L'unico momento in cui diciamo è fare sulla difensiva è quando, diciamo, tra virgolette, dà della deficiente, anche se non lo fa in maniera diretta, all'Annunziata o comunque ai giornalisti, ragazzi giornalisti, e lei si arrabbia un pochino. A quel punto lui si ritira indietro, fa un passo indietro, si vede, abbassa lo sguardo e gira la testa incrociando le braccia, quindi si sottomette per un momento alla persona che lo sta ospitando. Vogliamo sottolineare la maleducazione di Lucia Annunziata, alla quale è stata appena data della deficiente da qualcuno, e lei automaticamente si arrabbia, si altera. È veramente una cosa brutta, non dovrebbe succedere. No, ma è stato uno scambio dialettico, insomma, ad armi pari, io acceso, credo, molto acceso. Se le sono date, sono cavate dall'altra in alcuni minuti, ecco. Va bene, Francesco, senti, noi con te oggi ci fermiamo qui, poi non so quando ci sarai nuovamente tu, io credo... Mercoledì, quindi la classica di Francesco Di Fante, il nostro esperto del linguaggio del corpo. Grazie Francesco, buona settimana. Ma grazie a voi, buona settimana a tutti. A mercoledì, ciao. Ciao.